Di solito le autorità, quando ci sono questi momenti, si fanno parlare per prime, così poi possono andarsene, no? Invece noi le abbiamo fatte rimanere fino alla fine, e poi prima di passare all'ultimo proprio episodio, a meno che non ci siano altri interventi, darei la parola all'assessore Marchesi e Armando Benedetti, che rappresentano il Comune di Trento e il BIM. Grazie. Allora, buonasera a voi, grazie per l'invito che ci avete fatto, perché chiaramente sono qui a rappresentare l'amministrazione comunale di Trento, che in vario modo è vicina e condivide il lavoro della vostra associazione. Della vostra associazione che non è soltanto il progetto su cui oggi più estesamente ci si è soffermati, legato al recupero di alimenti, il progetto 117, per riprendere il numero come ci spiegava prima Francesca Ferrari, come ci spiegava Giorgio, che è un progetto che oggi ha una rilevanza particolare. Ma quello che contraddistingue questa associazione è, credo, la capacità di vivere la dimensione della solidarietà facendo rete. Facendo rete, che è come dire, un impegno che dovrebbe essere sempre presente in tutti, nelle istituzioni, nel mondo del volontariato, dell'associazionismo, ma più spesso è declamato che è vissuto. Mentre l'essere rete di associazioni, rete di progetti, costringe, spinge ad avere questa apertura, questo guardare a attività, a proposte diverse, che danno attenzione ai bisogni vicini e danno attenzione ai tanti bisogni che in tutti i continenti, come il messaggio iniziale ben diceva, sono ahimè sempre più presenti. Un'associazione che riesce a coniugare con quel bello slogan che è stato proposto all'inizio, la dimensione dei diritti, cercando di guardare soprattutto in questo caso ai diritti degli altri, a quelli che in questo momento ne hanno poca fruizione, con i doveri e pensando ai doveri nostri invece, e in primo luogo al dovere, all'impegno, alla solidarietà, alla spinta verso una giustizia che renda il mondo più vicino a quell'immagine ideale che proponevano i bambini della scuola di Serravalle nel filmato iniziale. A me in qualche modo è stata sollecitata anche, come dire, una parola rispetto comunque al progetto 117, perché essendo io anche assessore all'ambiente, sono come dire, direttamente impegnato a lavorare sul tema dei rifiuti. Però vorrei, come dire, andare un po' oltre la semplice come dire, conseguenzialità, lavoro di Trentino Solidarietà, Trentino Solidale uguale a meno rifiuti, perché sarebbe una banalizzazione del vostro lavoro, anche se è un aspetto, un apporto importante. È invece, credo, un progetto altamente significativo perché va contro una logica che è quella imperante anche in tempi di crisi, che è quella del consumo e peggio ancora dello spreco. E in particolare credo dello spreco più vergognoso, che è quello dei generi alimentari, perché nel momento in cui ci si presentano davanti agli occhi, anche per un solo momento, alcune immagini che abbiamo visto scorrere oggi di profonda povertà e deprivazione, pensare allo spreco di
cibo, di alimenti, grida vendetta al cielo. Quindi c'è un significato profondissimo nel lavoro che viene svolto da Trentino Solidale, ma Trentino Solidale è un nome, è un'associazione che viene svolto da voi, da persone che sono parte di queste nostre comunità, e questo è il valore, credo, fondamentale. Il significato è quello di recuperare, pensare a un utilizzo solidale di quello che altrimenti sarebbe gettato, sprecato, e si misura nelle centinaia di tonnellate, cioè una quantità spaventosa se la immaginiamo accatastata nel piazzale qui delle cantine Ferrari. Ma credo una quantità che a ciascuno di noi appare inverosimile. Credo che la maggior parte dei volontari, prima di impegnarsi in questa impresa, neanche lontanamente poteva pensare a quanto cibo quotidianamente viene buttato via. Francesca diceva prima, circa 2 tonnellate al giorno, 2 tonnellate al giorno. C'è un valore concreto, quindi, un valore immediato, ma c'è anche un valore simbolico, un valore anche educativo, un valore provocatorio nei confronti di questo spreco che quotidianamente registriamo e a cui si risponde con un'azione quotidiana. Ecco, questo è il bello di quello che veniva detto prima: non è un'azione eccezionale di una giornata, di una settimana, ma è quotidiana, e sappiamo quanto è difficile tenere in piedi imprese di queste dimensioni nella quotidianità. In un contesto privilegiato, perché il nostro, bene o male, anche in tempi di crisi, è un contesto privilegiato, dispone di maggiori risorse, di maggiori opportunità, anche se, e lo testimonia il lavoro crescente dell'associazione e di altri soggetti che sono impegnati nei confronti di chi più fa fatica, dei più poveri, è crescente. E per cercare di dare risposte a bisogni e richieste, anche materiali, ma anche di vicinanza, di consolazione, per usare una parola che, se pensiamo alla sua etimologia, è profondamente umana e importante: stare con chi è solo. Stare con chi è solo. Spesso è un termine che, come compassione, soffrire con chi soffre, ha oggi acquisito un valore, come dire, retorico, un po', come dire, svilito rispetto a ciò che intende rappresentare. Un'azione che riguarda tante persone. Si diceva 50% di cittadini trentini, 50% di cittadini stranieri, ma francamente a me non importa quanti sono gli uni e gli altri, sono persone, indipendentemente da dove sono nati. Oggi sono qua, quindi sono comunque nostri concittadini. Detto di questo, come dire, di questa profonda gratitudine per quello che viene fatto, aggiungo, e scusatemi se sono stato un po' lungo, però era importante anche andare al di là del saluto di circostanza, dire che all'amministrazione comunale questo tipo di azioni interessano molto, e c'è in questa fase, in questo momento, anche per le ragioni che dicevamo prima, della contingenza, della crisi, la necessità di aiutarci a mettere ancora più in rete, ad avvicinare tutti quei soggetti che lavorano su questo fronte particolarmente delicato e impegnativo. Quindi abbiamo cominciato a pensare qualche cosa. Nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi, vorremmo lavorare per creare una sorta di coordinamento che non depauperi l'iniziativa e la peculiarità del lavorare di ciascuno, perché questo è importantissimo e va salvaguardato, ma che aiuti a fare meglio nell'ottica non tanto
dell'amministrazione comunale o delle singole associazioni, che sono amministrazioni e associazioni strumenti, ma per il bene di quelle persone che fanno fatica, che soffrono una povertà anche materiale, alle quali ci rivolgiamo. Allora cerchiamo di pensare forme per coordinare, c'è Trentino Solidale, c'è la Caritas, c'è il Banco Alimentare, c'è la Croce Rossa, cioè ci sono tanti soggetti che, pensando soltanto a questo aspetto della distribuzione degli alimenti, lavorano in modo più o meno efficace, intenso, eccetera, non certo con le dimensioni di Trentino Solidale. C'è la necessità di razionalizzare per poter lavorare meglio e supportare anche le difficoltà quotidiane che incontrano questi soggetti, e c'è la necessità di qualificare per dare anche poi un valore aggiunto in termini di risposta ai bisogni alimentari, che sono bisogni primari ma fondamentali, e pensiamo a tutte le persone, ma pensiamo in particolare ai bambini, sui quali è necessario, come dire, una riflessione che ci porti a essere capaci di utilizzare le risorse che abbiamo per dare le risposte più efficaci, più significative, più continuative, in una logica poi di superamento, per quanto possibile, del bisogno. Grazie all'associazione, grazie a Trentino Solidale, ma grazie in particolare a ciascuno di voi per il tempo, la passione e la disponibilità che in silenzio e con umiltà mette a disposizione della nostra comunità. Grazie. Grazie Michelangelo. E concordo sul fatto che bisogna mettersi in rete e quindi coordinare un po' queste iniziative per evitare sovrapposizione e qualche volta anche dei fraintendimenti che non giovano sicuramente alla causa per cui noi ci stiamo impegnando. Grazie.